Gentili telespettatrici e telespettatori all'ascolto e alla visione di Eleven Sport, un cordiale saluto da parte di Andrea De Aloisio, la casa della pallamano di Chieti, centro tecnico federale della Federazione Italiana Gioco Handball, di fronte alle formazioni del Campus Italia e del Carpi. E questa è l'ultima giornata della regular season nel campionato di Serie A Gold, si chiude quindi qui l'esperienza di questo gruppo del Campus Italia, un'esperienza biennale che ha portato tanti frutti e tanti risultati, e poi li ricorderemo magari nel corso anche di questa telecronaca. Giocatori quindi che saranno liberi di accasarsi altrove al termine proprio di questa avventura nella massima serie, ma il progetto Campus continuerà anche nel corso della prossima annata con un nuovo gruppo che tra l'altro sta venendo a essere costruito proprio in questo periodo, un nuovo gruppo di giovani atleti proprio che parteciperanno all'esperienza del Campus Italia per la prossima annata. Ultima giornata quindi nel la massima serie, Serie A Gold. Vi ricordo che il Campus l'anno prossimo parteciperà con un nuovo gruppo alla nuova serie, alla seconda serie nazionale, la Serie A Silver, che debutterà l'anno prossimo con la presenza della Campus Italia, che di diritto parteciperà quindi alla seconda serie nazionale. Per quanto riguarda invece il Carpi, il futuro e il destino per la prossima annata si deciderà nelle prossime settimane, quando disputerà i playout per la permanenza nella massima serie, definite le quattro formazioni che vi parteciperanno, cioè il Romagna, il Carpi, il Secchia Rubiera ed il Fondi. Certi gli accoppiamenti, almeno per quanto riguarda la semifinale, le semifinali, e ci sarà un'accoppiata tra Romagna e Fondi e un'altra accoppiata tra Carpi e Rubiera. Le due perdenti giocheranno la finale per non retrocedere nella costituenda Serie A Silver, che vedrà la luce a partire dalla prossima annata. Squadra al centro dell'area pitturata nel 40x20 del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti. Passo a leggervi le formazioni dei due gruppi. Per quanto riguarda il Campus Italia, i tre portieri sono Albanesi con la maglia numero 1, 16 Scarcelli e 96 Lubinati, 6 De Ruvo, 7 Cioni, 9 Zanon, 10 Battaglia, 11 Dello Vicario, 13 De Angelis, 14 Fragnito, 17 Andreotta, 18 Vierer, 19 Didone, 22 Gian Bartolomei, 23 Manojlovic, 69 Rossi. Veniamo invece alla formazione del Carpi. Gli atleti a disposizione del tecnico Davide Serafini sono i seguenti: con la maglia numero 4 il tunisino Megiri, con la maglia numero 5 Ben Adi Ali, con la maglia numero 6 Serafini, 7 Soria, 8 Nocelli, 9 Carabulea, che è l'ex di turno Sebastian Carabulea, che aveva fatto parte del gruppo del Campus Italia nella passata annata in Serie A2, con la maglia numero 10 l'italo albanese Casa, poi con Krejnik, con la maglia numero 11 Coppola, con la maglia numero 12 Ifrey Selmi, italo tunisino, così come il fratello con la maglia numero 18 Sama Ifrey, maglia numero 30 per Sortino, 94 il capitano Ceccarini. Arbitri dell'incontro i signori Carrino e Pellegrino. Primo possesso di palla che sarà proprio per la formazione ospite del Carpi. Le due formazioni in classifica sono appaiate a quota 9, quindi chi dovesse vincere questa sera avrebbe praticamente il terzultimo posto nella classifica finale della regular season nel campionato di Serie A Gold, con il primo possesso di palla che è proprio per la formazione del Carpi, quindi che manovra il primo possesso di palla. Manovra proprio il team ospite, ancora il giro palla, scivola via il pallone dalle mani di Megiri, quindi riprende in velocità il Campus Italia, che va a segnare la prima rete con Paul Vierer, primo gol per lui in questa sfida, 43esimo gol nella massima serie per Vierer. C'è subito il pari dalla parte opposta, messo a segno da Alex Coppola, primo gol per Coppola del Carpi. 1-1 il punteggio. Dicevamo in classifica, intanto Manojlovic finta il tiro, poi va la conclusione, c'è il contatto, quindi si riparte con il tiro di rigore in favore del Campus Italia, con Tommaso De Angelis che va dall'attacca dei 7 metri con la possibilità di riportare in vantaggio il
Campus Italia, la finta di De Angelis, il tiro ed il gol. Primo gol anche per Tommaso De Angelis in questa sfida, 148esimo gol nella massima serie, tra l'altro nella classifica dei cannonieri della massima serie è al sesto posto in classifica con ora 148 gol. Anzi, in questo momento ha raggiunto anche Turković de Bolzano, che comunque sta giocando, quindi anche lui probabilmente starà segnando i suoi gol, a quota 148. Federico Mazza del Cassano Magnago ne ha 150, quindi probabilmente in questa sfida l'obiettivo personale di Tommaso De Angelis è quello di scalare qualche altra posizione nella classifica dei cannonieri, magari classificarsi al quarto posto, mentre c'è il gol del Carpi, diciamo quarto posto nella classifica dei marcatori, considerando tra l'altro che il miglior italiano della classifica dei cannonieri è un altro giocatore del campus, cioè Cristian Manojlovic. Intanto Vierer realizza secondo gol per Paul Vierer, che riporta quindi sul più uno, 3-2 il punteggio in favore del Campus Italia. Ancora una conclusione, tiro e gol sul, no anzi palla sull'esterno, c'è stato l'effetto ottico della conclusione in rete che però non c'è, e quindi si resta, anzi no, è gol, 3-3, sì, si ripara, infatti si riparte come vedete proprio da centrocampo, quindi 3-3 il punteggio. Annotiamo quindi anche il terzo gol per la formazione ospite realizzato da Coppola. 3-3 il punteggio. Diciamo nella classifica dei cannonieri il migliore italiano è proprio Cristian Manojlovic con 187 reti realizzate prima di questa sfida. In gol intanto De Ruvo, primo gol per il teramano Federico De Ruvo, 56esimo centro personale, e dalla parte opposta c'è un altro gol realizzato sempre da Coppola al quarto centro personale. Coppola che tra l'altro era stato il miglior realizzatore nella gara di andata giocata il 3 dicembre scorso, 7 reti per lui in quella gara contro il Campus, ma il migliore in assoluto fu proprio Manojlovic con 14 reti. Quella gara finì 29-29, primo tempo 10-19 per il Campus, poi situazione inversa nel secondo tempo con un parziale di 19-10 per il Carpi e finale di 29-29. Intanto manovra ancora il Campus Italia sul 4-4, il gol realizzato proprio da Manojlovic per Cristian Manojlovic, il primo gol in questa sfida, gol che rimette sul più uno il Campus Italia. Diciamo che questa gara, almeno per quanto riguarda i punti in palio, è ininfluente per la classifica, perché il Campus sappiamo che non fa classifica, mentre il Carpi è già destinato ai playout anche nella posizione, considerando che la formazione quart'ultima, cioè il Secchia Rubiere, non è più raggiungibile con i suoi 12 punti, 9 ne ha il Carpi, e quindi intanto il gol del Carpi messo a segno questa volta da Krejnik Kasa, primo gol per lui. Tiro di rigore, tiro di rigore quindi per il Carpi sul punteggio di 5-5. Finatore miglior realizzatore Coppola del Carpi con 4 reti all'attivo, però ci riprova per cercare di migliorare la propria percentuale realizzativa ancora dall'attacca dei 7 metri. La finta e tiro, palla sul palo, fallisce quindi la conclusione Alex Coppola. Si resta in parità 5-5 in archivio i primi 5 minuti di gioco nel corso di questa prima frazione, con il possesso di palla proprio per il Campus Italia, con Zanon che scambia con Vierer, ancora Zanon per De Ruvo, De Ruvo in palleggio, poi lo scambio ancora con i compagni di squadra, quindi lo scalare, il taglio per la conclusione, il tiro ed il gol messo a segno da Zanon. Per Zanon primo gol in questa sfida, 87esimo personale nella massima serie. Lo scalare per l'ala, intanto il tiro sul secondo palo, si infrange proprio sul legno di destra e può ripartire quindi il Campus Italia proprio con Manojlovic. Carica il tiro e il gol di Cristian Manojlovic, secondo centro per Cristian Manojlovic, gol che mette sempre più avanti il Campus Italia. Ora sono due le lunghezze di vantaggio, 7-5 il punteggio in favore del team allenato dal tandem Riccardo Trillini-Pasquale Maione. Riparte quindi il Carpi con il possesso di palla,
sul 7-5 in favore di chi difende sotto di due reti, quindi la formazione emiliana del Carpi che prova a ripartire. Girano palla gli atleti in maglia nera del Carpi, l'elevazione, il tiro da parte di Coppola, la pronta respinta dalla parte opposta da parte di Scarcelli che si fa trovare pronto e riparte quindi Zanon, taglio per Manojlovic, ancora una bordata mortifera da parte di Cristian Manojlovic, terzo centro per lui e più 3 Campus Italia, 8-5 il punteggio. Diciamo, come nella classifica già sono definiti gli accoppiamenti per i play-out, il Fondi giocherà contro il Romagna, il Secchia Rubiera contro il Carpi, influente quindi il risultato di questa gara, ma in ballo c'è il terzultimo posto, considerando che Carpi e Campus Italia sono appaiate a 9 punti, sotto c'è il Romagna con 6 punti che non può più raggiungere le due formazioni che state vedendo in campo quest'oggi al Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti. Il Rubiera di punti ne ha 12 e non va alla conclusione di Vierer con la pronta respinta da parte dell'estremo difensore del Carpi e dalla parte opposta una conclusione respinta anche dall'omologo Scarcelli. Può ripartire quindi Manojlovic in possesso di palla. Riprende quindi Deruvo. Manojlovic. Deruvo. Manojlovic. Zanon, lo scarico per Manojlovic, il taglio per il pivot, c'è però l'anticipo da parte della retroguardia del Carpi che prova quindi a rimettersi in movimento in fase di attacco con Ceccarini che però perde palla, De Angelis, il taglio per Vierer, va da solo, va al pallonetto e al gol per Paul Vierer al terzo centro per l'ex giocatore del Bressanone, miglior realizzatore insieme a Manojlovic in casa Campus Italia con 3 reti a testa in questa sfida. Dalla parte opposta il miglior realizzatore invece Coppola con 4 reti realizzate in questo avvio di gara, quando in archivio i minuti giocati sono quasi 9, 8 minuti e 46 secondi già disputati in questa prima frazione con il Campus sul più 4, 9-5 il punteggio. Manovra quindi la formazione ospite, ancora il possesso di palla, lo scalare per l'ala, il tiro sul primo palo respinto da Scarcelli a Ceccarini e riparte quindi De Angelis con Manojlovic, il taglio per Zanon, ancora Manojlovic, carica il tiro, in tuffo, gol di Cristian Manojlovic, quarto centro e più 5 per il Campus Italia, doppiato il Carpi, 10-5 il punteggio dopo 9 minuti e 20 secondi di gioco. E c'è il time out giustamente chiesto dal tecnico ospite Davide Serafini, vuol parlarci su con questo vantaggio in favore del Campus piuttosto importante di 5 reti, 10-5 il punteggio, giocati 9 minuti e 26 secondi nel corso di questa prima frazione, quindi più 5 in favore dei giovani atleti, ricordiamo tutti 2004 e 2005, un gruppo che chiude questa sera l'esperienza in maglia Campus Italia, troveranno altre destinazioni molti atleti anche importanti nelle prossime annate, non solo in Italia. Ad oggi è ufficiale proprio il tesseramento del Sassari di Manojlovic, ma anche gli altri atleti troveranno casa se non l'hanno già fatto in maniera ufficiosa fino ad ora, e quindi sicuramente avranno un futuro importante nella pallamano italiana, almeno gli elementi più di spicco di questo gruppo, con il progetto Campus che continuerà anche nella prossima annata con un nuovo gruppo che verrà composto da atleti degli anni 2006 e 2007. In rosa già ci sono 2 atleti del 2006 che continueranno l'avventura con il Campus, e cioè Alfonso Didone e Simone Giambartolomei sono stati aggregati in avvio di questa annata dopo alcune partenze che ci sono state in estate, tipo quelli di Medicina, dello stesso Carabulea che è tornato a Carpi, di Cavo e di Mazzone, sono arrivati proprio Didone e Giambartolomei in quest'annata e loro presumibilmente continueranno l'avventura anche l'anno prossimo, visto che sarebbero in età. Palla recuperata dalla Campus, intanto il taglio ancora per Vierer, tutto solo, un'autostrada per lui, tiro e gol da parte di Paul Vierer, immarcabile questa sera, al quarto centro personale in questa gara.
dalla parte opposta la conclusione di casa non va. L'italo-albanese si fa respingere la conclusione da Scarcelli e palla per il pivot, tiro, palla questa volta alta sulla conclusione di Valentino Dello Vicario. Si resta sull'11-6, sempre massimo vantaggio campus di 5 lunghezze, 11-6, migliori realizzatori con 4 reti, Coppola, Vierer e Manojlovic, 4 reti all'attivo per questi 3 atleti in questo avvio di sfida. Primo sesto di gara in archivio, abbiamo superato la soglia dei primi 10 minuti disputati, 11-6, punteggio sostanzialmente alto in questo avvio di gara, con il Carpi che va alla conclusione ancora sul primo palo, gol realizzato in questo caso da casa, secondo gol per l'italo-albanese dalla parte opposta, però ci pensa Deruvo a segnare il suo personale gol numero 2. Sfondamento e può ripartire quindi a giocare palla il campus. Riprende quindi il campus, 12-7 il punteggio, aggiornato il tabellone con l'ultimo gol di Deruvo di qualche secondo fa, 12-7. Riprende quindi Battaglia che è entrato sul 40-20 della casa della pallamano di Chieti. Casa della pallamano di Chieti che tra l'altro sarà protagonista nel mese di maggio di tante finals di categoria, sia per l'accesso alla Serie Gold che alla Serie Silver. Intanto il gol di Manojlovic, sia le finali giovanili, quindi insomma ci sarà molto movimento qui nel mese di maggio, con concentramenti e con tante squadre che vi prenderanno parte. Intanto annotiamo il gol di Manojlovic di qualche istante fa, il gol numero 13, quinto personale, 13-7, e ancora un nuovo massimo vantaggio per il Campus Italia, 13-6, 7 i gol di vantaggio in favore del team allenato dal duo Pasquale Maione e Riccardo Trillini. Può riprendere quindi a giocare a palla la formazione emiliana, sotto di 7 reti, 13-6, diciamo un punteggio alto in questo avvio di gara, ma d'altronde questa può essere anche una caratteristica delle gare di fine stagione, quando insomma i punti in palio non sono più importanti. Poi il campus nel proprio DNA, essendo atleti giovani, ama sempre spingere al massimo, presumibilmente anche il Carpi è un po' più leggerino in difesa questa sera, visto che la partita può servire solo di preparazione per il discorso play-out per la formazione emiliana. È chiaro che quindi c'è una gara con molte reti da l'una e dall'altra parte, l'ultima realizzata poc'anzi da Soria, primo gol per Soria, 13-7 il punteggio, c'è l'infrazione, palla recuperata quindi dalla formazione del Carpi, con la ripresa del gioco affidata a Selmi Hayfrey, italo-tunisino, portiere insieme all'altro Hayfrey Sama con la maglia numero 18, sono i due portieri della formazione del Carpi. Riprende quindi a giocare a palla la formazione in maglia nera con il gol realizzato da Carabulea, primo gol per Sebastian Carabulea. Può ripartire ancora il Carpi, 13-8 il punteggio. Palla alta sopra il legno traverso, riparte quindi Scarcelli. Manovra quindi la formazione del Campus Italia, 13-8 il punteggio. Gian Bartolomei è entrato nel ruolo di centrale ora in campo, Battaglia e il terzino sinistro, ora vanno a cambiarsi di ruolo i giocatori, soprattutto dell'arco degli esterni, con Zanon che scarica per Battaglia, quindi è ancora Gian Bartolomei in palleggio, il tiro, palla alta sopra il legno traverso, ripresa del gioco quindi in favore del Carpi, 13-8 il punteggio, 14 minuti in archivio più 5 per il Campus Italia che ha avuto anche 7 gol di vantaggio sul 13-6 dopo 11 minuti e 50 secondi di gioco. Gol ancora del Campus Italia.
gol di Battaglia, se non andiamo errati, dovrebbe essere proprio Battaglia che ha messo a segno il proprio gol numero uno personale in questa gara. 14-8 quindi il punteggio. Bisogna asciugare il parquet, poi si riprenderà a giocare. Intanto Wierer torna dalle parti della pece e rientra subito quindi sul gommato del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti. Si riprenderà a giocare con il possesso di palla in attacco per la formazione emiliana. Si è pronti quindi per riprendere il gioco sul punteggio di 14-8. C'è il fischio arbitrale, ricordo i due direttori di gara sono i signori Carrino e Pellegrino. Manovra quindi la formazione in maglia bianconera del Carpi, ancora il possesso di palla per la formazione allenata da Serafini. Girano palla, Carabulea, quindi lo scarico al centro, ancora Carabulea in possesso di palla, lo taglio per il compagno di squadra, poi palla per l'ala con il tiro ed il gol messo a segno dal capitano Ceccarini. Primo gol per Ceccarini, 14-9 il punteggio. Riparte quindi Battaglia per Gian Bartolomei, ancora Battaglia, va a scavalcare con il braccio l'avversario, palla per De Angelis, quindi Gian Bartolomei, ancora quindi Battaglia che lascia Gian Bartolomei, quindi Zanon, ancora il possesso di palla quindi per la formazione del Campus Italia. Gian Bartolomei detta i tempi in posizione di centrale, due terzini Battaglia e Zanon con Manojlovic che in questo momento è in panca, quindi manovra quindi ancora la formazione del Campus, Zanon che si accentra, va a prendere il pallone, poi c'è il contatto, si riparte dall'arco tratteggiato dei 9 metri con il possesso di palla sempre per il Campus Italia. Si riprende a giocare quindi con Battaglia per lo stesso Zanon, ancora Zanon bloccato al momento del tiro, resta però in attacco ma c'è il passivo, quindi bisogna andare alla conclusione ora per il Campus Italia. Zanon, tiro, si prende responsabilità, palla respinta da Selmi Haifrey. Riprende quindi Gian Bartolomei nel possesso di palla e ancora quindi Zanon che scambia con Battaglia. Zanon palla che sfila via, c'è il recupero quindi di Carpi che riparte in velocità in seconda fase, il tiro e il gol messo a segno da Coppola. Quinto centro per Coppola, dalla parte opposta non va la conclusione del Campus Italia e si ripropone quindi il Carpi in fase avanzata, va a realizzare con Sortino, considerando che c'era l'extra player per il Campus, quindi non c'era il portiere in campo. Si rialza intanto Battaglia che era rimasto a terra sulla precedente azione in fase di attacco del Campus. 14-11, si rimette sotto il Carpi, ora i gol di vantaggio sono 3 per il Campus Italia, quindi il parziale è stato di 5-1 per il Carpi dopo il time out chiamato dallo stesso Serafini. 14-11 il punteggio, si è passati dal 13-6 del dodicesimo al 14-11 del diciassettesimo. 16-50 in archivio, solo 3 ora le reti di vantaggio per il Campus Italia dopo il break di 5-1 in favore del Carpi, nato dopo il time out chiesto proprio dal tecnico ospite Davide Serafini. Riprende il Campus con Gian Bartolomei, la conclusione ad incrociare sul secondo palo, gol per Simone Gian Bartolomei, primo gol per lui, è il 28esimo della massima serie per uno degli ultimi aggregati nel Campus Italia, soltanto in quest'estate si è unito al gruppo e tra l'altro anche uno dei più giovani perché classe 2006, tanto quanto Alfonso Didone. Simone Gian Bartolomei proviene dal Camerano, Alfonso Didone dal Follonica. Riprende quindi la Carpi a girar palla. 15-11 il punteggio.
con il possesso di palla per gli atleti in maglia bianconera, elevazione, tiro e gol messo a segno quindi dalla formazione del Carpi ad opera di Samuele Serafini, primo gol per lui. ...15-12 il punteggio. De Ruvo si impossessa del ruolo di centrale in questa fase di gioco, poi si riposiziona sulla sinistra. Manojlovic, difesa profonda per il Carpi su Manojlovic, quasi una 5-1, poi va a realizzare Paul Wierer. Giornata di grazia per Paul Wierer, quinto centro personale, tanto quanto Manojlovic e Coppola dalla parte opposta. Tanto il gol messo a segno anche dal Carpi e poi De Angelis, primo gol per De Angelis. Annotiamo quindi il gol, anzi secondo gol per Tommaso De Angelis. 17-13 il punteggio, punteggio molto alto, siamo soltanto al 19° di gioco. Riparte quindi il Carpi. Carabulea, lo scarico per Serafini, ancora Carabulea, elevazione, tiro, Murata la conclusione dall'ex compagno di squadra Rossi, giocavano insieme nel campus l'anno scorso Carabulea e Rossi. Riprende proprio il Carpi a girar palla, Serafini, ancora Serafini per Carabulea, Carabulea in palleggio, elevazione, lo scarico per Serafini, tiro e gol, va a schiacciare a terra il gol numero 2 personale per Samuele Serafini. 17-14, meno 3, palla recuperata ancora dal Carpi, un momento buono per il Carpi che prova a rientrare in partita con la conclusione che non va, ma c'è il contatto, si va all'attacca dei 7 metri per il fallo commesso da Wierer per i due direttori di gara, quindi si va dai 7 metri. Vediamo chi ci proverà. Per il Carpi dovrebbe essere il numero 94, il capitano Francesco Ceccarini. Non ci riprova Coppola che ha già fallito un tiro di rigore, si cambia quindi tiratore con Ceccarini, tiro, anche lui fallisce il rigore dall'attacca dei 7 metri con in questo caso Albanesi che va a stregare Ceccarini, in precedenza era stato Scarcelli a stregare Coppola nel precedente tiro dai 7 metri fallito dal Carpi. Due errori dai 7 metri, 0 su 2 quindi per il Carpi, nessun tiro di rigore fino ad ora invece per la formazione del Campus Italia. Si riparte con Manojlovic, quindi De Ruvo, ancora De Ruvo, la conclusione, c'è il contatto, eccolo qui il primo tiro di rigore in favore del Campus Italia. Ci va Manojlovic sull'attacca dei 7 metri, è pronto quindi Christian Manojlovic. Respinta la conclusione da Selmi Haifrey, quindi annotiamo anche questo errore. Praticamente abbiamo visto tre rigori, tutti e tre falliti in questa gara, due da parte del Carpi e uno da parte del Campus Italia. Carabulea quindi lo scambio, Serafini, ancora Carabulea, il taglio dalla parte opposta, lo scalare per l'ala che viene chiusa, però difende bene il Campus, Serafini dalla parte opposta, scalare per l'ala opposta, tiro e gol che viene messo a segno dal Carpi con il numero 94 Ceccarini, l'ala destra è capitano della formazione della Carpi. 17-15 ora è proprio sotto il Carpi nel punteggio, due soli gol di vantaggio per la formazione del Campus Italia. Sta un po' succedendo quello che è successo nella gara di andata, lì però successe nella seconda frazione perché il primo tempo il Campus l'aveva chiuso su 10-19, poi la gara è terminata 29-29, quindi nel secondo tempo era risalito il Carpi. Questa volta la rimonta sta avvenendo in questa prima frazione, ci sono i due minuti per De Ruvo e annotiamo il gol numero 6 per Alex Coppola, annotiamo anche naturalmente i due minuti per Federico De Ruvo, escluso quindi per i prossimi due minuti di gioco nel corso di questa sfida. 17-16 ora il punteggio. Praticamente il
parziale dal massimo vantaggio di 7 lunghezze in favore del Campus, che era di 13-6. Si è realizzato un parziale di 10-4 in favore del Carpi. Si fa sentire il pubblico di casa cercando di incitare i giovani ragazzi del Campus Italia. Un solo gol di vantaggio per chi attacca: De Angelis, Manojlovic, elevazione, tiro e gol. Ci pensa Manojlovic quindi a rimettere sul più 2 il Campus Italia. 6 le reti di Cristian Manojlovic, che si conferma miglior realizzatore italiano del campionato di Serie A Gold. Sale a quota 193 con queste 6 reti. Ancora una respinta da parte di Albanesi dopo praticamente Manojlovic. Per quanto riguarda gli italiani, troviamo Mazza 150, Turkovic 148 e De Angelis 147, ma prima di quest'ultima giornata, perché è chiaro che tutte e tre sono in campo con le proprie formazioni, quindi in quest'ultima gara potrebbe uscire fuori anche il nome del secondo marcatore italiano di questa Serie A Gold, considerando che il primo non è un italiano ma è un argentino, cioè Tomas Carete del Fondi, e che il terzo è Marco Panzic del Bolzano, anch'esso non italiano. 18-16 il punteggio. Si riparte con De Angelis, impiegato nel ruolo di centrale, per Manojlovic come terzino sinistro. Viene bloccato. Può ripartire quindi la formazione del Campus Italia, ancora in fase di attacco con Tommaso De Angelis in palleggio. Lo scarico, poi ancora Manojlovic, tiro, palla respinta ancora da Heifrey. Riparte il Carpi, che ha 2 gol da recuperare. 18-16 il punteggio. Riprende quindi la formazione in maglia bianconera. Ancora il possesso di palla per gli ospiti. Fischio arbitrale, resta in attacco quindi il Carpi. Riprende quindi casa l'italo-albanese, manovra quindi, scambia con Serafini, quindi ancora il possesso di palla. Casa si accentra, il tiro ed il gol. Terzo gol per Krejnik Casa. 18-17, più 1 in favore di chi attacca. Rosicchiato al Campus tutto il vantaggio dal Carpi, che è rientrato quindi nettamente in partita, è sotto soltanto di un gol dopo che dopo 12 minuti di gioco era sotto di ben 7 lunghezze sul 13-6. Ora siamo sul 18-17. De Ruvo, la finta quindi Manojlovic in palleggio. Si prende la responsabilità del tiro e fa bene, perché trova il gol. Trova il settimo gol personale Cristian Manojlovic. Palla per l'ala dalla parte opposta, tiro sul primo palo. Gol messo a segno da Sebastian Carabulea, ex di turno, secondo gol per lui. Ancora una conclusione da parte di Manojlovic, respinta questa volta da Selmi Heifrey. Riprende quindi la formazione del Campus Italia con De Ruvo in palleggio. Ancora De Ruvo, Manojlovic, tiro, palla sul palo con la conclusione di Zanon. 19-18, entriamo negli ultimi 4 minuti di questa prima frazione, più 1 per chi difende. Riprende ancora il Carpi a girar palla, il possesso di palla. Palla recuperata dalla Campus, che può ripartire in velocità con Fragnito da solo. Il tiro di Fragnito, tiro e gol. Primo gol in questa gara per l'ex Benevento Lorenzo Fragnito. 20-18, un gol che rimette sul più 2 il Campus Italia. Dal possibile pari al più 2, come spesso succede nella palla a mano, perché il Carpi non ha sfruttato la palla del possibile pari, con palla recuperata dal Campus che poi ha finalizzato dalla parte opposta. Entriamo negli ultimi 3 minuti di questa prima frazione. Manovrano quindi
gli ospiti con Casa, viene fermato, si riparte ancora dall'arco tratteggiato dei 9 metri. Casa. Ora manovrano i giocatori in maglia bianconera. Possesso di palla. C'è il passivo, deve andare quindi alla conclusione il Carpi, è sotto passivo. Ancora un fischio arbitrale e quindi può ripartire il campus albanesi, quindi per Manojlovic. Zanon di forza la conclusione, palla respinta, riparte il Carpi quindi in velocità ma sfugge via il pallone, recupera Manojlovic, quindi c'è l'infrazione, viene fermato il gioco dai direttori di gara. Può ripartire quindi il Campus Italia, 2 minuti alla termine della prima frazione, c'è il cambio del pallone di gioco, c'era qualche problema sul pallone che si stava utilizzando in precedenza, quindi può ripartire il Campus Italia a giocare palla con Didone entrato sul 40-20, come abbiamo detto prima, uno degli atleti più giovani di questa formazione, è classe 2006, così come Gian Bartolomei, è uno degli ultimi due proprio aggregati a questo gruppo in estate. Veruvo per Manojlovic. Veruvo, ancora Veruvo, il tiro del gol di Veruvo, terzo centro per Federico Veruvo, più 3, 21-18 quindi il punteggio in favore del Campus Italia, 3 gol di vantaggio, meno di 1 minuto e mezzo all'intervallo, si rimette avanti quindi il Campus che ha trovato la forza proprio sul finale di questa prima frazione di rimettersi avanti con qualche gol in più dell'unico che stava maturando fino a poco fa. Riprende quindi il Carpi ancora in palleggio, l'elevazione del tiro del gol messo a segno da Carabulea, terzo gol per Sebastian Carabulea. Riparte Deruvo, entriamo nell'ultimo minuto di gioco di questa prima frazione, c'è il contatto, si riparte dall'arco tratteggiato dei 9 metri con il possesso di palla proprio per il Campus, con Deruvo per Manojlovic, ancora Manojlovic che scambia dalla parte opposta per con Didone, quindi Manojlovic, ancora Didone, Manojlovic, esce dal blocco il pivot Rossi, ancora Didone per Deruvo, sfugge via il pallone, recupera quindi il Carpi, quindi ora agli ultimi secondi di questa prima frazione il Carpi per rimettersi sotto nel punteggio e lo fa con questo gol che viene realizzato da Gabriele Sortino, secondo gol per lui, meno 1, 21-20, ultimi 15 secondi, 5-1 in difesa con una marcatura profonda su Manojlovic per escluderlo dal tiro, ancora il possesso di palla per il Campus, 7 secondi per andare a tiro, poi si va negli spogliatoi per l'intervallo, ancora il Campus, palla recuperata ma resta in attacco il Campus Italia, si va quindi al tiro franco finale dai 9 metri, 21-20 il punteggio, tiro conclusivo in favore del Campus Italia, anzi è anche oltre, si è pronti proprio per l'esecuzione del tiro circa dai 12 metri, ci proverà Manojlovic con la muraglia umana del Carpi lì davanti, il fischio arbitrale, parte Manojlovic, palla che si impenna e termina alta sopra la traversa, risultato quindi al termine della prima frazione 21-20 in favore del Campus Italia. Ne approfittiamo per riepilogare i realizzatori al termine della prima frazione: per il Campus Italia Deruvo 3, Zanon 1, Battaglia 1, De Angelis 2, Fragnito 1, Vierer 5, Gian Bartolomei 1, Manojlovic 7. Per quanto riguarda il Carpi invece, 2 per Serafini, 2 per Soria, 3 per Carabulea, 3 Casa, 6 Coppola, 2 Sortino e 2 Ceccarini. All'intervallo quindi si va sul 21-20, noi ci fermiamo un attimo, ci risentiremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. A più tardi.
Secondo tempo di Campus Italia Carpi, prima frazione di gioco che si è chiusa sul 21-20 in favore del Campus Italia, con il Campus che in avvia dopo 12 minuti di gioco aveva avuto anche il più 7 sul punteggio di 13-6, poi c'è stato il recupero del Carpi che è riuscito quindi ad arrivare quasi punto a punto, o meglio, un punto solo sotto rispetto al Campus, 21-20 il punteggio dell'intervallo, gara quindi aperta. Aperta ad ogni tipo di risultato, considerando il minimo divario tra i due team. È pur vero comunque che il Campus per gran parte della prima frazione, insomma, ha cercato soprattutto di allungare nel punteggio e cercare una supremazia anche in fatto di realizzazioni. Riparte il Campus, tiro e gol messo a segno da Zanon, secondo gol per Marco Zanon, per l'ex giocatore del CUS Venezia. Riparte quindi la formazione ospite, la conclusione, c'è cioè il contatto, si riparte dai 9 metri con il possesso di palla proprio per la formazione del Carpi. Fino ad ora i migliori realizzatori della gara sono Coppola, il miglior realizzatore è Manojlovic con 7 reti, subito dopo c'è Coppola con 6 reti. Poi andremo anche a riepilogare di volta in volta anche un po' i vari realizzatori di questa gara, entreremo anche un po' più nel dettaglio di questa avventura del Campus che si chiude quest'oggi per quanto riguarda il lato sportivo della formazione del Campus Italia, un'avventura durata 2 anni ma che riprenderà naturalmente con un nuovo gruppo a partire dalla prossima annata nel campionato di Serie A Silver, campionato che verrà istituito a partire dal prossimo anno. Intanto il pallonetto, il tiro ed il pallone che termina fuori dallo specchio della porta sul pallonetto operato da Coppola. Riprende quindi Zanon, la finta Manojlovic subito per Deruvo, di forza Deruvo, messo giù tiro di rigore, si va dai 7 metri per il contatto proprio su Deruvo, sulla difesa proprio nell'area pittorata più scura del 40x20 della casa della pallamano di Chieti. Si riparte quindi dai 7 metri e ci proverà questa volta Tommaso De Angelis dopo l'errore di Manojlovic. Due rigoristi sono proprio De Angelis e Manojlovic. In caso di errore di uno dei due, subito va l'altro. Nella prima frazione aveva sbagliato un tiro di rigore Manojlovic, nel Carpi due tiri dai 7 metri, tutti e due falliti, uno da Ceccarini ed uno da Coppola. Ora ci prova Tommaso De Angelis, pronto quindi all'esecuzione dall'attacca dei 7 metri. In porta per il Carpi c'è l'italo-tunisino Selmi Ayfrey. De Angelis pronta all'esecuzione, il fischio arbitrale, la finta, ancora De Angelis, il tiro ed il gol di Tommaso De Angelis, terzo gol per lui in questa sfida, più 3 per il Campus Italia. Mini break in questo avvio di secondo tempo di 2-0 in questi primi 2 minuti e mezzo di gioco in favore del Campus Italia, che si rimette quindi sul più 3. Serafini quindi lo scambio, ancora lo scarico, palla al centro, il tiro ed il gol messo a segno da Soria, terzo gol per Daniele Soria. C'è il fischio arbitrale, ci sono i 2 minuti, 2 minuti per il numero 11 del Carpi, Coppola, scuso, per 2 minuti, il miglior realizzatore fino ad ora della formazione emiliana con 6 reti all'attivo. Si può riprendere quindi con il possesso di palla proprio in favore del Campus Italia. Si attende il fischio arbitrale che c'è in questo istante e si riparte proprio da Manojlovic, superiorità numerica quindi per il Campus nei prossimi 2 minuti di gioco, con Manojlovic lo scarico dalla parte opposta per De Angelis, liberissimo dall'ala, la conclusione direttamente su Ayfrey che va a rispondere e respingere. Si resta sul più 2, 23-21, gioca quindi con l'extra player per mantenere la parità sul campo la formazione del Carpi, considerando che fuori per 2 minuti Coppola. Riprende quindi la formazione del Carpi, manovra ancora la formazione in maglia bianconera, c'è ancora il possesso di palla proprio per la formazione emiliana, la penetrazione, il fischio arbitrale, resta in attacco comunque il Carpi. Si riprende con Serafini, ora manovrano gli ospiti, il tiro, la respinta in spaccata sulla conclusione di casa
non va la conclusione dalla parte opposta, si è fatto trovare pronto Lubinati in porta per il Campus Italia. Si resta sul più 2 in favore degli atleti allenati dal tandem Riccardo Trillini-Pasquale Maione, a guidare la squadra dalla panchina con i consigli in piedi davanti alla panchina, e Pasquale Maione, ricordiamo che Riccardo Trillini è il direttore tecnico di tutte le nazionali maschili, è allenatore dell'Italia maschile senior e naturalmente coordina anche questo gruppo. Non va la conclusione intanto con l'extra player, ma c'è il tiro di rigore e i due minuti. Credo che abbia toccato con un piede il pallone il numero 30 Sortino, quindi viene escluso per due minuti, ha deviato proprio la conclusione a porta vuota, quindi come da regolamento si va al tiro di rigore e ai due minuti per l'atleta che ha commesso l'infrazione. Tiro di rigore quindi per il Campus Italia con Tommaso De Angelis in porta, sempre Heifrey, esattamente Selmi Heifrey. Si attende il fischio arbitrale. De Angelis, tiro e gol. 2 su 2 dall'attacca dei 7 metri per De Angelis, quarto gol personale per il teramano Tommaso De Angelis, e riparte quindi la formazione del Carpi. Manovra quindi la formazione allenata da Davide Serafini. C'è il giro palla sull'arco degli esterni, ancora manovrano i giocatori ospiti. La conclusione che non va da parte di casa. Ci sono i due minuti per, vediamo per chi, un atleta del Campus, vediamo un po' di chi si tratta del numero 10 Battaglia. Primi due minuti della sfida anche per Battaglia. 24-21 il punteggio, primi 5 minuti di seconda frazione in archivio. Si riprende con il Carpi in fase di attacco. Possesso di palla quindi per la formazione del Carpi. Manovra lo stesso casa, il tiro, si fa trovare ancora una volta pronto Lubinati, spaccata, seconda conclusione respinta con il piede destro dal portiere del Campus. Gioca in extra player il Campus, entra De Ruvo proprio al posto dello stesso Lubinati. Manojlovic, De Ruvo, ancora Manojlovic, sotto mano e sotto l'incrocio, gol di Manojlovic, gol numero 8 per il prossimo giocatore del Sassari, Christian Manojlovic. Torna sul più 4 il Campus, 25-21, parziale di 4-1 in avvio di questo secondo tempo, un po' come era successo nella prima frazione quando l'avvio era stato sicuramente di marca locale. Intanto segna Serafini, il terzo gol di Samuele Serafini, annotiamo sul taccuino, e riparte il Campus con tre reti di vantaggio. De Ruvo, viene fischiato il fallo in attacco al giocatore del Campus Italia. Riprende quindi la formazione in maglia bianconera. La conclusione respinta ancora una volta da Lubinati. Tiro e gol. Gol di De Ruvo. Quarto centro per Federico De Ruvo. Riprende quindi la formazione in maglia bianconera a girare palla. Palla per il pivot, il tiro ed il gol messo a segno da Soria. Quarto centro per Soria. Manojlovic. Zanon. Ancora Manojlovic. Zanon. De Ruvo. Ancora palla per Zanon. Quindi Manojlovic viene fermato
Si riparte ancora da 9 metri. Possesso di palla quindi per il Campus Italia. Dall'arco tratteggia 9 metri, qui però bisogna asciugare il parquet. E poi si riprenderà a giocare con il possesso di palla in fase di attacco per il Campus Italia. Si chiude quindi qui la prima esperienza biennale del Campus con questo gruppo. L'anno prossimo un nuovo gruppo ripartirà dalla Serie A Silver. E al di là di come finirà questa gara, sono 51 le gare giocate in campionato tra Serie A2 e Serie A Gold di quest'anno, 37 punti conquistati con 17 vittorie, 3 pareggi e 31 sconfitte, 1509 gol fatti, 1597 quelli subiti, una media gol di 29,59 quelli fatti e di quelli subiti 30,53. Questo è il bottino globale escludendo la gara che si sta giocando in questo istante delle due annate, quella di Serie A2 e quella di Serie A Gold. Intanto il gol va Zanon al terzo centro personale, ancora una palla recuperata ma resta in attacco il Carpi. Nel riepilogare proprio il bilancio totale, l'anno scorso ricordiamo che in Serie A2 il Campus arrivò sesto nel girone B con 28 punti conquistati in 26 partite, 14 vittorie, nessun pareggio e 12 sconfitte, 799 gol fatti, 730 subiti, 30,73 di media gol a partita fatto. E invece per quanto riguarda quelli subiti la media gol è di 28,08, questa per la stagione passata di Serie A2. Quest'anno i punti conquistati, ricordando sempre escludendo la gara che si sta giocando in questo momento, intanto Vierer sul primo palo realizza il sesto centro personale. Paul Vierer, secondo miglior realizzatore del Campus in questa gara dopo Manojlovic che ha quota 8, miglior realizzatore del Carpi invece Coppola con 6 reti. Può ripartire quindi la formazione del Carpi. Ancora il possesso di palla, manovrano i giocatori ospiti, il taglio per l'ala, palla recuperata quindi da De Angelis, fa tutto da solo, la finta, il tiro, c'è l'infrazione però da parte di De Angelis e può ripartire quindi il Carpi. Ancora manovra quindi la formazione ospite, c'è un contatto. Riprende quindi il Carpi a girar palla. Ancora manovrano i giocatori in maglia bianconera, al centro per il pivot, tiro, palla sul palo, sulla conclusione di Coppola. Riprende quindi il Campus, Manojlovic, non va la conclusione, rimessa dalla fondo quindi in favore degli ospiti. Palla alta, resta in attacco comunque il Carpi. Riprende quindi il Carpi, palla respinta, De Angelis, il tiro e il gol di Tommaso De Angelis, quinto centro per Tommaso De Angelis, 29-23, allunga il Campus Italia in questa parte centrale della seconda frazione. Manovra quindi la formazione allenata da Davide Serafini, sotto di Sereti. Palla alta sopra la trasversale sul 29-23.
Riparte Wierer in possesso di palla. Zanon. Battaglia. Zanon. Ancora battaglia dello Vicario. Sfugge via il pallone. Palla recuperata dagli ospiti. Quindi il tiro e la respinta, no, il gol c'è, cioè, realizzato da Sortino, terzo centro per Sortino, 29-24 il punteggio. Non va la conclusione di Deruvo. Recupera Wierer, tutto solo, un'autostrada per Wierer, il tiro, il gol di Paul Wierer. Settimo centro per Wierer. Prova magistrale questa sera per Paul Wierer, l'ex giocatore di Bressanone. 30-24 quindi il punteggio. Sei i gol di vantaggio, 30-24. Serafini, quindi lo scarico per Carabulea, palla al centro. Ancora il possesso di palla quindi per la formazione del Carpi, che resta in fase di attacco. Riprende quindi lo stesso Serafini. Poi il tiro ed il gol di Coppola. Zanon. Wierer, Zanon, rientra Manojlovic, battaglia, Manojlovic, battaglia per Zanon. Ora manovra quindi la formazione del campus, fischio arbitrale, ripresa del gioco quindi in favore della formazione del Carpi, che realizza. Si rimette quindi a meno 4 il Carpi, ma De Angelis dalla parte opposta va a realizzare per De Angelis, quota 6 in fatto di gol realizzati in questa sfida. Il miglior realizzatore, lo ricordiamo, è Manojlovic con 8 reti, seguito da Wierer e Coppola con 7, da De Angelis con 6. Time out sul 31-26, siamo praticamente quasi al termine del terzo quarto di gara, 14:32 in archivio, quindi mancano soltanto 15 minuti e 28 secondi ancora da giocare. Sul più 5 in favore della Campus Italia, 31-26. Ne approfittiamo per epilogare i realizzatori per quanto riguarda il Campus Italia: Deruvo 4, Zanon 3, Battaglia 1, De Angelis 6, Fragnito 1, Wierer 7, Gianbartolomei 1, Manojlovic 8. Per quanto riguarda invece la formazione del Carpi, troviamo Serafini a quota 4, Soria 5, Carabulea 2, Casa 2, Coppola 7, Sortino 3, Ceccarini 3. 31-26 il punteggio, più 5 in favore del Campus Italia. Carpi ancora a dialogo con il tecnico Serafini. Campus già in campo, i direttori di gara vanno a richiamare naturalmente il Carpi per un pronto ritorno sul 40-20 per disputare questi ultimi 15 minuti e 28 secondi della stagione regolare. Per il Campus gli ultimi 15 minuti e 28 secondi di gruppo, di stagione, di annata, ma anche del biennio. Per quanto riguarda il Carpi invece non saranno gli ultimi 15 minuti di stagione questi, perché dovrà giocare i playout per cercare di mantenere la prima serie nazionale, la serie a gold, anche per la prossima annata. Riprende quindi la formazione di Serafini in possesso di palla, il fischio arbitrale. È proprio Samuele Serafini che scambia con i compagni di squadra. Carabulea bloccato, ancora gli ospiti in possesso di palla.
palla recuperata da Manolovic che di forza strappa via il pallone. Manolovic, tiro errato in questo caso, conclusione alta sopra la trasversale. Riprende quindi il Carpi che va in gol. Gol messo a segno da Sortino al quarto centro personale. Manolovic, ancora Manolovic. Zanon, battaglia. Manolovic, Zanon. Ancora manovrano i giocatori del Campus Italia. Manolovic per Zanon, in palleggio. Manolovic, tiro e gol. Per Manolovic è il nono gol in questa gara. È a quota 196 di gol in questo campionato di Serie A Gold, con i 9 gol appena realizzati in questa gara. Intanto in gol va anche Samuele Serafini con il quinto centro personale. Diciamo, è arrivato a quota 196 in Serie A Gold Manolovic, mentre De Angelis è a quota 153 con i 6 gol di oggi. La conclusione ed il gol messo a segno da Battaglia, secondo gol per Battaglia, 18° centro della Serie A Gold per Alessandro Battaglia. A lungo infortunato, praticamente ha ripreso soltanto dal nuovo anno, al 2023, a giocare pian piano, guadagnando sempre più minutaggio. 18 gol per lui nella massima serie in questa seconda parte di stagione. Il gol intanto messo a segno ancora da Sortino, quinto centro personale per Sortino. 33-29 il punteggio. Riprende quindi il Campus con Zanon, elevazione, tiro, palla alta sopra il legno traverso. 4 gol di vantaggio per chi difende. Riparte il Carpi che non ci sta a perdere questa sfida, al di là dei punti in classifica, ma soprattutto per gestire la condizione per la post season in vista proprio dei playout che decreteranno l'altra formazione che parteciperà al campionato di Serie A Silver, oltre al Campus che vi parteciperà di diritto l'anno prossimo. Riprende quindi a giocare a palla la formazione del Carpi che realizza. Coppola, ottavo centro per Coppola, miglior realizzatore del Carpi in questa gara. Lo era stato anche nella gara di andata, segnando 7 reti contro il Campus. Gol intanto di Rossi, primo gol in questa gara anche per l'ex Benevento Ivano Rossi. 24-30, ancora più 6, subito ritorna sul massimo vantaggio di questa seconda frazione il Campus Italia. Il massimo vantaggio generale è stato realizzato al 12° del primo tempo sul 13-6, sul più 7. Riprende quindi il Carpi, 34-30 il punteggio. Palla respinta, c'è stato un errore a tabellone proprio, è 34-30 il punteggio attuale, sì, aggiornato poc'anzi. Riprende quindi il Carpi a girar palla. Girano la sfera i giocatori emiliani. Murata la conclusione da Manolovic, anzi no, da Rossi, e dalla parte opposta riparte Fragnito, si accentra al tiro dal gol. Secondo gol per Lorenzo Fragnito. ...35-30... Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti della stagione per il Campus. Ora il possesso di palla, fischio arbitrale,
e riparte il Campus, subito il taglio per Rossi, il tiro del gol, secondo gol per Ivano Rossi. Ed ora sì che nuovamente più 6, 36-30 il punteggio. Riprende quindi la formazione del Carpi con 6 reti da recuperare, 9 minuti e mezzo alla fine. Tiro e gol di Carabulea. Terzo centro per l'ex di turno Sebastian Carabulea. Fischio arbitrale, Carpi quindi che commette l'infrazione e possesso di palla quindi in attacco per il Campus Italia. Bisogna asciugare il parquet, poi si riprenderà a giocare. Riprende quindi Manojlovic, anche se sta ancora asciugando il parquet, quindi ancora gioco fermo. 9 minuti e 2 secondi alla termine, 36-31 il punteggio. Fischio arbitrale e riprende a giocare a palla quindi il Campus Italia. Taglio al centro, il tiro, palla che si impenna una volta schiacciata a terra da Rossi, non va quindi la conclusione, si resta quindi sul 36-31. E dalla parte opposta invece c'è il gol di Carabulea, quarto centro per Carabulea. E dalla parte opposta c'è il gol di Jacopo Cioni, primo gol in questa sfida di Cioni. Ancora una conclusione di Carabulea, palla che termina fuori, praticamente del Campus non hanno segnato, al di là dei portieri soltanto Dello Vicario, Andreotta e Didone, poi tutti gli altri sono andati in gol. Si può riprendere quindi con il possesso di palla del, in favore del Campus, meno di 8 minuti alla termine. Zanon, Manojlovic, ancora Manojlovic per Zanon, Zanon in palleggio, Manojlovic dalla parte opposta, palla recuperata dal Carpi che gioca le ultime energie nel tentativo di rientrare in partita, va a cogliere il palo e può ripartire quindi Manojlovic. Ora Manojlovic, il taglio per l'ala, palla sporcata, tiro d'angolo quindi nel favore del Campus Italia. Si riprende con Zanon, Manojlovic, ancora il tiro del gol di Zanon, quarto centro per Marco Zanon, sale a quota 90, si conferma il terzo cannoniere di quest'anno tra le fila del Campus Italia. Zanon, ancora manovra, riparte Zanon, il miglior realizzatore del Campus di questo gruppo proprio nelle due annate, considerando quindi Serie A2 più Serie A Gold, e naturalmente Cristian Manojlovic la passata annata 185 reti, quest'anno già è a quota 196, 381 quindi per lui le reti all'attivo con la maglia del Campus. Il secondo è Tommaso De Angelis, 160 reti l'anno scorso in Serie A2. Intanto seguiamo questo gol messo a segno da Sortino a sesto centro, diciamo De Angelis 160 reti in Serie A2 l'anno scorso con il Campus, quest'anno aggiornati in tempo reale sono 153 le reti, quindi
siamo a 313, facendo un rapido calcolo al volo, le reti con la maglia del Campus Italia per Tommaso De Angelis tra le due annate. Riprende quindi Zanon, De Angelis, per Zanon, ancora De Angelis, palla per l'ala, il tiro con il gol di Cioni, secondo gol per l'ala sinistra, Jacopo Cioni, ex Ambra, 39-33, ancora Cioni, riparte, tutto solo, Cioni, il tiro ed il gol, terzo gol per Cioni e massimo vantaggio di 7 gol, 40-33 il punteggio, più 7, eguagliato quindi il più 7 di avvio gara dopo 12 minuti, 13-6, ora siamo sul 40-33, entriamo nel garbage time con le percentuali che naturalmente serviranno solo per essere migliorate dai singoli, 40-33. Manovra il Carpi, manovra ancora la formazione ospite, la conclusione sul primo palo, migliora le proprie percentuali anche il portiere, in questo caso con la parata, e dalla parte opposta c'è il gol anche di Andreotta, anche lui entra a tabellino, primo gol in questa sfida per Leo Alberto Andreotta, ex Cus Venezia, 31esimo gol nella Serie A Gold, l'anno scorso 18 gol in Serie A 2 per lui, sempre con la maglia del Campus, 41-33, quindi soltanto Dello Vicario e Didone non hanno segnato in questa sfida, tutti in gol, esclusi naturalmente i portieri, tutti in gol i giocatori del Campus. Gol credo che sia di Carabulea, quinto gol quindi per Carabulea, confermata anche dall'indicazione del tabellone luminoso del Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti. 3 minuti e mezzo al termine della stagione per il Campus Italia, 41-34. Non va la conclusione da porta a porta di Selmi Haifrey, 41-34, massimo vantaggio di 7 lunghezze, ultimi 3 minuti di gioco. De Angelis, Zanon, c'è il fischio per il contatto su Battaglia, si riprende con De Angelis, ancora Zanon, Battaglia al centro, palla ancora recuperata dal Campus con la conclusione di Andreotta che non si chiude in rete, si resta sul 41-34, recupera in questo caso Fragnito, tiro e gol di Fragnito, terzo centro per Lorenzo Fragnito e 42-34 indica il tabellone luminoso del Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti, più 8, massimo vantaggio in favore del Campus Italia a 2 minuti dal termine. Il tiro, palla respinta, può ripartire quindi Lubinati che porge palla a Zanon, riprende quindi il Campus Italia, rientra De Angelis, 42-34 il punteggio. Didone, De Angelis, Didone, resta in attacco il Campus Italia, 42-34 il punteggio, ancora De Angelis, il taglio dalla parte opposta per l'ala chiusa, ma è ancora il Campus, palla per l'ala, tiro e gol sotto al 7, gol di Cioni, quarto gol per Jacopo Cioni, in un amen ha messo dentro 4 reti praticamente in questa parte finale di gara, Jacopo Cioni,
43-34 ora, più 9 massimo vantaggio quindi in favore del Campus Italia quando mancano 40 secondi alla termine. Palla che termina fuori, ripresa del gioco per il Campus Italia che ha da giocare quindi un ulteriore pallone in fase di attacco. Gioca con l'extra player, esce Lubinati, rientra De Angelis. 29-32 in archivio in questo secondo tempo. 43-34 il punteggio, la conclusione non va, termina fuori. Quindi si riparte comunque con due minuti combinati a Coppola, la seconda esclusione per due minuti se non andiamo errati. Sì, seconda esclusione per due minuti per Coppola. Ultimi 18 secondi di gara con il Campus quindi che chiude in attacco, a 18 secondi per chiudere l'azione e provare a chiudere sul più 10. De Angelis, Didone, De Angelis, di forza, De Angelis viene fermato, resta in attacco, 6 secondi per il tiro, 4 secondi, 3 secondi il tiro, palla che termina fuori e finisce sul 43-34. 43-34 il risultato finale in favore del Campus che chiude nel miglior modo possibile questa avventura biennale qui a Chieti. Dopo il campionato di Serie A2 dell'anno scorso, questa esperienza nella massima serie che si chiude con 11 punti all'attivo, terz'ultimo posto, due squadre sotto, quindi cioè il Carpi che resta quindi a quota 9 e il Romagna a quota 6 in attesa del risultato della gara di oggi, ma abbondantemente ultima, quindi chiude al terz'ultimo posto in dodicesima posizione con un bilancio di 11 punti conquistati in 26 partite con 4 vittorie, 3 pareggi e 19 sconfitte. Facciamo anche un rapido conto sui gol segnati, ne sono 753, mentre ne ha subiti 901, se non andiamo errati con un sommario conto al volo. Questo il bilancio dell'annata, squadre che quindi sono al centro del campo, presumibilmente insomma ci sarà un po' il saluto anche del pubblico di Chieti, della casa della pallamano di Chieti, con il Campus Italia quindi che resta sul parquet a prendersi naturalmente gli applausi da parte del pubblico di casa, foto di rito insomma per la chiusura di un'annata. Ora ogni atleta troverà nuova squadra, ma sicuramente con questo biennio gli atleti sicuramente avranno un futuro roseo dopo questo biennio qui a Chieti. Foto di rito, arriva anche Riccardo Trillini, Pasquale Maiore, tutta la squadra, i collaboratori, ci sono un po' tutti insomma per la classica foto di fine stagione, per gli applausi da parte del pubblico di casa. Noi ci lasciamo con queste belle immagini dal Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti, con il Campus Italia che saluta il suo pubblico con questa bella foto di gruppo. Vi ricordo il risultato finale, Campus Italia batte Carpi 43-34, per il Carpi ora ci sarà l'avventura nei playout per cercare di mantenere la massima serie. Direi che è proprio tutto, Andrea De Aloisio vi ringrazia per la cortesa attenzione e vi rimanda ai prossimi appuntamenti con la pallamano sempre su Eleven Sport. Arrivederci e buon proseguimento di giornata.